Ragazzi, in questi giorni ho visto un video in cui veniva spiegato come trovare la rigenerazione di Messi e di Ronaldo. In questo video li abbiamo cercati e forse abbiamo trovato il nuovo Ronaldo. Io vi lascio al video, mi raccomando ragazzi, come sempre massimo supporto, arriviamo anche oggi ad 8000 like. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giovedrainessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 4 con la carriera allenatore con il Cagliari su FIFA 18. Che cosa faremo in questo video? Cercheremo di finire tutto quanto il mese di novembre e iniziare parzialmente il mese di dicembre. Prima di iniziare questo video però devo dirvi una cosa molto importante, perché forse ho scoperto come trovare la rigenerazione di Messi e di Ronaldo. Mi sbagliavo, la rigenerazione di Messi non è Iago Luna, perché Messi rigenerato è disponibile dal 2025. E non solo, la rigenerazione di Ronaldo è disponibile dal 2022, quindi significa che il nuovo Ronaldo è già qui. E io forse l'ho trovato, sto seguendo un giocatore che rispecchia tutte le caratteristiche di Ronaldo. Ancora non ve lo faccio vedere perché gli osservatori hanno bisogno di 18 giorni per dirmi la valutazione e il prezzo con cui possiamo prenderlo. È molto giovane e secondo me con 12 milioni riusciamo a prenderlo. Vedremo comunque nel corso del video quando passeranno effettivamente i 18 giorni se è lui o no la rigenerazione di Ronaldo. Ritorniamo a noi però, pensiamo al presente, confermiamo nuovamente la formazione titolare e andiamo a sfidare la Sampdoria con questa classifica 27-20. Poi vi spiego anche come ho fatto a trovare il nuovo Ronaldo. Prima dobbiamo vedere se è lui. Comunque, questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto? Ci siamo? Siamo qui nello stadio del Cagliari. Le squadre sono ovviamente in campo, inquadrato il nostro Neymar e inizia adesso Cagliari Sampdoria. Busquets diventa panna per Pulisic, che può andare fino in fondo. Pulisic, la sterzata, il cross dentro, bellissimo per Abraham. La sblocchiamo subito dopo 5 minuti. Questa squadra è troppo forte, troppo. Mi sono mai trovato così bene come con questa formazione. Attaccano loro, no? Stiamo attenti. Martinez, uno contro uno, pallone fuori. Ragazzi, siamo anche baciati dalla fortuna, in questa carriera, perché chi ha visto tutte le mie partite sa bene che i nostri avversari molte volte hanno sfiorato il gol. E puntualmente noi adesso la chiudiamo. Guardate, Abraham, il tocco per Neymar, che appoggia per Busquets, che allarga per Pulisic. 2-0, contropiede e partita praticamente forse chiusa. Maffeo diventa buona per Abraham, il tocco per Busquets che se la mette sul destro, poi sul sinistro. Busquets, pallone dentro e 3-0. Sampdoria torna a casa, altrimenti ve ne diamo 10. Wendell, ancora noi, io non mi fermo. Abraham per Busquets che guarda il corridoio per Neymar. 4-0 dopo 48 minuti. Non aggiungo altro. Calcio d'angolo per la Sampdoria, pallone dentro di rovesciata, che parata e che tiro. Poi al volo colpisce Martinez e pallone fuori. Una rovesciata al volo sul calcio d'angolo. Pazzesco. Ragazzi, non stiamo giocando contro delle sedie, stiamo giocando contro dei giocatori forti. Ma il fatto è che noi siamo ancora più forti di loro. Federico Chiesa, vediamo se appoggia per Abraham. Bravissimo, guarda l'inserimento di nessuno. Nessuno che mi scatta però. E dai, la vogliamo fare un'ultima azione. Busquets appoggia per Neymar, che ci prova con il destro e pallone fuori. L'ha toccata il portiere, ha fatto una bellissima parata, quindi sarà calcio d'angolo. Batte Chiesa, di testa colpisce Iter e parata del portiere. A questo punto l'arbitro può fischiare la fine della gara e va benissimo così, perché vinciamo 4-0 e ci portiamo a casa 3 punti fondamentali. Allunghiamo ancora di più, 7 tiri a 4, 10 per Busquets e andiamo avanti. Adesso abbiamo la partita di Europa League e dopo c'è la Juve. Visto che questa partita è molto facile, preferisco farla giocare ai miei giocatori. Maffeo si è fatto buttare fuori, quindi facciamo giocare Romagna, che se non sbaglio può giocare anche in quel ruolo, e per il resto tutti quanti confermati. Anzi, faccio riposare Neymar, al suo posto metto
Halilovic e faccio riposare anche Busquets, al suo posto Sar. Un po' di turnover, dai ragazzi, l'Europa League non mi preoccupa, girone molto semplice, anche loro da soli riescono a passarlo. Dopo c'è la Juve invece e quindi ecco spiegato un po' il po' di turnover che abbiamo fatto. 7 novembre 2024, andiamo a skippare e vediamo un po' che cosa fanno i nostri giocatori. 3-0 con gol di Sar e doppietta di Chiesa, molto bene. Partita contro la Juventus a questo punto, formazione confermata, qualcuno è stanco, però fortunatamente possiamo contare su Neymar che ha recuperato più o meno, su Busquets che è al 100% e potremmo farlo giocare al posto di Abraham, così proviamo anche la coppia Sar-Busquets, e poi ovviamente ritorna Maffeo al posto di Romagna. Questa qui è la formazione che ho scelto. Andiamo a giocare perché abbiamo già perso troppo tempo in chiacchiere. 10 novembre 2024, queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo, siamo all'Allianz Stadium, le squadre sono in campo e inizia adesso Juventus-Cagliari. Attenzione qui, sono messi male, Busquets diventa buona per Sar, che raga dall'altro lato per Pulisic, che può andare fino in fondo. Pulisic, Pulisic, incrociamela, pallone fuori, dove Pulisic? Bisogna concretizzare perché voglio vincere anche questa. Adesso tocca la Juve, Dybala, stiamo attenti, Dybala, pallone dentro, no, troppo spazio, pallone sul palo, mamma mia, la fortuna ci assiste ancora. I nostri avversari non è che non fanno niente, provano a segnare ma sono sfortunati. Non immaginate quanti pali e quante traverse hanno preso i nostri avversari in questa carriera. E noi puntualmente dopo segniamo, Sar, la frenata, non ci credo, cosa ha preso Szczęsny, ragazzi, cosa ha preso, mamma mia. Busquets diventa buona per Wendell, Wendell ha un bel tiro, però non tira, Neymar appoggia la grande per Sar, Sar, con il destro Sar. Che giocatore signori, Sar messo in campo e lui ci risponde così. Abbiamo tre prime punte straordinarie, Sar, Busquets e Abraham. Qualcuno di voi mi ha consigliato di prendere Arp, ma ragazzi come faccio a vendere uno di questi tre? Cioè stanno facendo troppo bene, troppo. Delle Alli, no, attenzione qui però, tutto buono, 1-1, dal nulla, dal nulla. L'aveva anche presa il nostro portiere, si è bloccato FIFA. Si è bloccato FIFA ragazzi, non ci credo. No, non ci credo ragazzi, non ci credo. È andato ragazzi, niente da fare, devo chiudere il gioco e riaprirlo. Vediamo un po' dove ci fa ripartire l'autosalvataggio. Spero alla partita contro la Juventus, spero. Vediamo un po', sì, ok, la formazione è già sistemata? Direi di sì, Sar, Busquets, va bene, andiamo a rigiocarla. Si è bloccato il gioco proprio quando ci hanno segnato. La fortuna è dalla nostra parte in questa carriera. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo, le squadre sono in campo e inizia di nuovo Juventus-Cagliari. Maffeo diventa buona per Wendell, il tocco per Neymar, Neymar se la mette sul destro, Neymar, Neymar, ci prova lui, è parata di Szczęsny, prima azione dopo 27 minuti di gioco. Ci siamo ancora noi però, occhio Busquets, appoggia la grande per Chiesa che può andare fino in fondo, il tocco dentro per Sar, dimmi che regolare, Sar buca la porta e passiamo in vantaggio. E meno male, l'abbiamo sbloccata, non stiamo giocando bene ma il gol è arrivato lo stesso. Bernardeschi, occhio alla reazione, Bernardeschi ne supera due, poi appoggia per Tolisso, Farinez e poi sulla respinta Delle Alli, 1-1. Siamo stanchi, siamo stanchissimi, due di recupero, Rashford, Delle Alli, la frenata, Delle Alli, Inter infortunato, come si è fatto male, Dybala per Rashford, Farinez la tiene lì, io provo a rilanciare veloce ma non c'è più tempo, l'arbitro fischia alla fine. Mi dispiace non aver vinto proprio questa partita dove il gioco si è bloccato, perché la prima la stavamo facendo molto bene. 7 tiri a 4, 9.3 per Chiesa, avevamo subito prima l'1-1 al 33esimo, quindi c'era tutta la partita davanti. Adesso invece l'abbiamo subito praticamente a fine partita, al 70esimo. E vabbè, 3 settimane per Gianluca Itter. Ok, il destino ha voluto così. 31-23 comunque, abbiamo comunque un grandissimo vantaggio. Attenzione perché è arrivato il resoconto finale su un giocatore che sto seguendo. Come vi ho detto all'inizio, questo qui potrebbe essere il nuovo Cristiano Ronaldo. Andiamo a vedere subito la valutazione e tutte quante le sue statistiche, perché potrebbe essere lui. Non è lui ovviamente, ma sto parlando di Pedro Nuno Fernandes, giocatore di 19 anni che ha 66 di valutazione. Purtroppo non possiamo sfruttare appieno le sue qualità perché lui è nato, anzi è entrato nel gioco un anno
anno dopo il ritiro di Cristiano Ronaldo, perché come ho letto funziona così: dopo un anno il giocatore rinasce sotto un nome diverso e sarà diverso anche per voi. Infatti, se voi cercate questo giocatore non lo trovate, perché il vostro Cristiano Ronaldo si chiamerà in un altro modo. Purtroppo lui è nato 2 anni fa, perché adesso siamo nel 2024, quindi all'inizio aveva 17 anni e secondo me, se allenato, poteva diventare veramente fortissimo. Purtroppo abbiamo perso 2 anni senza allenamenti e lui è rimasto debole. Anche se comunque, essendo ancora giovane e potendo giocare in tantissimi ruoli diversi, può essere per noi un giocatore interessante. Quindi lo compro, lo alleniamo e vediamo dove arriva. Se cresce velocemente come Ronaldo, allora vuol dire che lui al 100%. 3 milioni secchi, li butto lì, valutazione molto alta, 3 milioni sono tanti, infatti hanno subito accettato, però li ho voluti buttare. Stipendio molto basso, 5 anni di contratto, arriverà con noi a gennaio, ignoriamo la clausola rescissoria e gli proponiamo uno stipendio di 3.000 a settimana. Vediamo un po' che cosa ci dice. 2007 con un bonus di 34.000, accettiamo tutto. E adesso vi spiego come ho fatto a trovarlo. Praticamente ragazzi, quando arrivate nel 2022 dovete andare sul cerca giocatori, inserire la nazionalità di Cristiano Ronaldo, inserire poi nel campionato quello della Liga e mettendo come età minima 16 ed età massima 19 e infine impostando il ruolo di Ronaldo, l'unico giocatore che vi uscirà dal 2022 in poi è lui. A me si chiama così, a voi si chiamerà in un altro modo. Se invece faccio la stessa cosa con Messi, non mi esce nessuno, perché da come ho letto la rigenerazione di Messi esce dopo un anno dal suo ritiro, quindi deve passare tutto questo anno e nel 2025 qui uscirà un giocatore argentino e sarà lui. Il ragionamento dovrebbe essere questo e con Ronaldo forse ha funzionato. Comunque abbiamo la partita contro la Fiorentina, confermo ovviamente tutti, Itter ha recuperato quindi potrebbe tranquillamente giocare, però voglio mettere Abraham al posto di Busquets, giochiamo con Sarr e Abraham, per il resto tutti confermati. Andiamo a giocare, andiamo a fare la terza partita di questo video e cerchiamo di portare a casa i 3 punti. Vorrei chiudere il campionato il prima possibile, siamo in casa e non possiamo sbagliare. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto? Ci siamo? Siamo in casa davanti a tutti quanti i nostri tifosi e inizia adesso Cagliari-Fiorentina. Maffeo diventa buona per Wendell che può andare fino in fondo. Wendell con calma, il tocco dentro per Federico Chiesa che guarda il movimento di Abraham in mezzo a due. Abraham sul primo palo e paratona del portiere. Ma che azione abbiamo fatto? Dove è passato quel pallone? Calcio d'angolo, occhio di testa Abraham, paratona e poi sulla respinta e poi non ci posso credere. Il pareggio contro la Fiorentina ci ha bloccati forse, non lo so, di testa colpisce Abraham ancora, miracolo pazzesco. Già potevamo fare 3 gol in questi primi 9 minuti. Di testa colpisce Abraham, questa volta è tiro il debole centrale. Chiesa diventa buona per Abraham, il tocco, occhio bravissimo, vince il rimpallo e ancora la parata del portiere. Ragazzi, non ne posso più, levate a quel tizio dalla porta. Wendell diventa buona per Sarra, ci siamo ancora noi. Pulisic lo prova a saltare, Pulisic può andare fino in fondo. Pulisic, pallone sul palo e poi Abraham, da lì non sbaglia. Finalmente è arrivato il gol, ci mancava solo il palo ed è arrivato, la traversa, non l'ho visto neanche, ha tirato una bomba, ha tirato, mamma mia, palo, sta ancora tremando. 2 di recupero, vediamo se riusciamo a fare un'ultima azione. Neymar, pallone dentro, bellissimo per Sarr, per chiuderla, pallone dentro e 2-0 Cagliari. Adesso sì che il risultato rispecchia le azioni che abbiamo creato. No, attenzione qui, attaccano loro, Gori, stiamo attenti, sono da terra male, e paratona del nostro portiere. Siamo un po' calati, non potevamo reggere quel ritmo dei primi minuti, assolutamente no, il portiere la blocca, bravo. Finalmente abbiamo trovato un portiere che ci dà garanzie in questa carriera. E anche a contropiede, perché loro sono messi male, la devono recuperare, quindi si sbilanciano. Chiesa può andare fino in fondo, Chiesa la frenata, il tocco dentro, che appoggia a sua volta per Neymar, che non sbaglia, segna il 3-0, contropiede perfetto e la chiudiamo del tutto qui. Pulisic diventa buona per Sarr, il tocco per Pulisic che può andare fino in fondo. Pulisic, che giocatore illegale, Pulisic la mette dentro, indietro per Chiesa e sulla linea la salva Bruma. Comprate Pulisic ragazzi, comprate Pulisic perché è qualcosa di incredibile. Sarr, ho passato
passato, ho sbagliato. Pulisic, pallone dentro, non volevo passarla con Sar, non pensavo riuscissi a fare quella finta. 4-0 comunque, è partita chiusa, ancora più chiusa di prima. Puoi fischiare, arbitro, pietà per la Fiorentina, dai, pietà, è inutile che dai il recupero. Molto bene, fischia alla fine e va benissimo così. Vinciamo 4-0, torniamo alla vittoria dopo lo stop contro la Juventus e ci portiamo a casa 3 punti fondamentali con 17 tiri a 4. Mamma mia che partita. A questo punto siamo arrivati alla partita contro il Trabzonspor. Questo quel girone 10-4-4-4. Possiamo tranquillamente lasciare la partita ai nostri giocatori. Non cambio nessuno, li voglio spremere fino all'ultimo minuto e andiamo a simulare questa partita. Devo ancora creare il secondo schema delle riserve. Ci sarà molto utile nel corso della stagione, però al momento preferisco giocare così. Andiamo a skippare e perdiamo 2-1. Ok, sconfitta meritata. Dovevo fare turnover. Intanto 1 milione per questo qui, Juno Amalainen. Accettiamo assolutamente e lo vendiamo alla Ternana. Adesso abbiamo la partita contro l'Atalanta, partita che ovviamente andremo a giocare adesso. Abbiamo 10 punti di distacco e voglio assolutamente aumentare il distacco. Ovviamente la formazione la straconfermiamo, però voglio fare un cambio perché i nostri attaccanti possono essere scambiati senza indebolire la rosa. Quindi metto Busquets e tolgo Sar. Per il resto tutti confermati. Potrei anche far riposare Sule e magari mettere in campo Romagna. Che dite? Ma sì, dai, proviamo con Sule che va in panchina. Per il resto tutti confermati. Ho notato che a inizio stagione comunque siamo in grado di giocare con i soliti 11. Poi più avanti la fatica si farà sentire, però al momento possiamo andare avanti così. Andiamo a giocare anche questa. Siamo in trasferta a Bergamo, altra trasferta molto difficile. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto? Ci siamo? Siamo a Bergamo, le squadre sono già in campo e inizia adesso Atalanta-Cagliari. Attenzione qui, attaccano loro, troppo spazio. De Luca, De Luca con il destro, pallone dentro. E dai ragazzi, un po' di calma. Usiamo la testa, non facciamo le cose fatte male. Iter diventa palla per Pulisic, il tocco dentro per Busquets che si gira la grande, ci prova, che botta, è parata di Kota. Adesso che ci penso, l'Atalanta è la squadra che è arrivata al secondo posto nel sondaggio, quindi noi potevamo praticamente utilizzare questi giocatori. Siamo stati molto vicini a questa squadra. Neymar diventa buona per Abraham, il tocco per Busquets che può andare fino in fondo con calma, pallone dentro per Neymar, messo giù Abraham con il destro, portiere battuto, ma lì c'era un fallo su Neymar, ha rischiato la caviglia quasi. Sappiamo che Neymar è un tuffatore nato, però secondo me lì il fallo c'era, c'era e come, mamma mia. Non l'aveva fischiato perché sul calcio di rigore non si dà vantaggio, quindi boh, 1-1 comunque, questo è l'importante. No, non ci credo, guardate chi c'è nell'Atalanta, da qui non lo vedete, ma ve lo dico io, Alegna, eccolo qui con il numero 20 in basso, mamma mia, se fossimo andati all'Atalanta avremmo ritrovato Alegna. Neymar intanto non lo sbaglia, segna il 2-1 e passiamo in vantaggio, partita ribaltata. Magari in futuro ci faremo un pensierino ragazzi con questa Atalanta, perché c'è Arp, c'è Alegna, ci sono giocatori interessanti, c'è Tielemans, veramente una bella squadra. Neymar diventa buona per Busquets che allarga dall'altro lato, occhio perché sono messi male, Pulisic, Busquets allarga, ma bravissimi come ci siamo allargati alla grande. Federico Chiesa con il destro, non può sbagliare, e 3-1 Cagliari. Contropiede micidiale, tattica del contropiede azzeccata, funziona sempre. Terzo gol in campionato per Chiesa e la chiudiamo forse qui. No, attenzione qui, Farinez bravissimo, e poi sulla respinta nessuno ci arriva, ci va Oscar e pallone dentro 3-2. Altro che partita chiusa qua, questa Atalanta merita, grandissima squadra, difesa d'oltranza. Sono messi malissimo loro adesso, Pulisic il tocco dentro, bellissimo per Busquets che l'appoggia dentro alla grandissima per Pulisic che lo sbaglia, e poi Federico Chiesa da lì non può sbagliare, doppietta per Chiesa e la richiudiamo di nuovo. Adesso Atalanta basta, non la riaprire, rimaniamo così che non abbiamo più la forza psicologica per riuscire a fare il quinto. Calcio d'angolo per loro, stiamo attenti, non si arrendono, di testa Smalling sulla linea Iter e poi non ci credo, 4-3 ragazzi, questa Atalanta ci sta mettendo in grossa difficoltà. 2 di recupero, occhio qui perché la recuperiamo e l'arbitro fischia. Meno male, l'Atalanta ha segnato troppo tardi. Sono soddisfatto per la partita.
partita, 8 tiri a 6, migliore in campo Abraham, non sono soddisfatto però ovviamente per i 3 gol subiti, sono troppi. A questo punto facciamo i nostri consueti allenamenti, non so se avete notato, mi sembra di sì, qualcuno nei commenti me l'ha detto, sto allenando Colombo, è spuntato un altro Colombo dalle giovanili, ha un potenziale mi sembra di 91, 92, non mi ricordo, lo sto allenando in attesa di Cristiano Ronaldo che arriverà a gennaio, quindi tra un mese. Gli facciamo fare 4 allenamenti a Colombo in attesa appunto dell'arrivo di Ronaldo. Anzi, a potenziale 94, non 92, 94, quindi attenzione perché potrebbe diventare veramente il nuovo Colombo. Matteo Colombo, un altro, ragazzi, ma quanti Colombo ci sono su questo gioco? Purtroppo non posso portarlo con me, quindi lo faccio seguire da più da vicino. Ho finito gli spazi. Ci stiamo avvicinando comunque alla partita contro il Palermo. Io direi di non andarla a giocare, mi è arrivata anche un'offerta della nazionale, non mi interessa. Io direi comunque di terminare il video qui. È una partita molto semplice, giochiamo in casa. Magari me la gioco stasera per conto mio, non lo so, non vorrei simularla però. Vediamo, secondo me questo video è già venuto lungo abbastanza, quindi non vorrei mettervi anche questa. Nel prossimo video avremo anche il Bologna e il Brescia, partite molto semplici ed entrambe in trasferta, quindi magari stasera per conto mio, se ho una mezz'oretta, mi gioco queste due e poi nel prossimo video ci vediamo direttamente qui al 16 dicembre 2024, così giochiamo contro il Bologna, contro il Brescia e poi inizieremo il mercato di gennaio. Arriverà il nuovo Cristiano Ronaldo e lo proveremo, lo alleneremo e vedremo un po' fin dove può arrivare. Detto questo, io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, massimo supporto per questa serie, arriviamo anche oggi ad 8000 like, possiamo farcela, quindi arriviamoci. Noi ci vediamo domani, massimo supporto, bella!